Oh, peraltro, diceva Roberto, c'è la questione annosa, no, dei rapporti tra Friuli e Venezia Giulia, che insomma. Oh, ritorniamo in diretta, vediamo cosa si dice. Avete già sentito la voce di chi sarà questa voce? Lo introduciamo subito. Si tratta di Marco Gentili, che è radicale storico ed anche, diciamo, punto di riferimento della parte La parte giuliana. giuliana, ecco, del sud. Sì, ciao, ciao a tutti. Ciao Marco. Ciao Marco. Allora, Ciao, ciao. l'appuntamento che avevamo con te era quello di, sì, il titolo che avevamo dato era Web TV e dintorni. Innanzitutto, cosa ti è parso? Hai seguito sprazzi della programmazione di oggi? Cosa te ne è sembrato? Quali sono le potenzialità che hai intravisto? Quali casini che abbiamo combinato, eccetera? Ma sì, ho seguito la prima parte. La prima parte, niente, a me piace molto la web TV, infatti, tra l'altro come webmaster produco anche qualche video, riprendo qualche manifestazione, qualche assemblea. A me la web TV piace molto perché è uno strumento che con pochi mezzi, diciamo, riesce a far vedere tante cose, insomma. Spero che questo progetto abbia successo. Io se posso collaborerò volentieri. Ma la tua collaborazione penso che sia preziosa. Proprio stamattina ragionavamo insieme anche ad altri sulla forma da dare, no? Da che è necessario noi ci si dia rispetto all'organizzazione di TV Radicale. E dicevo come, insomma, io avevo avanzato la proposta di darci la forma di un'associazione radicale. Tu cosa ne pensi di questa eventualità? E anche Salvatore vuole sapere cosa ne pensa. O se pensate che sia meglio utilizzare altre forme, eccetera. Sì, io. Pronto? Sì, vai. Sì, io penso che la forma associativa sia quasi l'ideale, anche perché accanto alla collaborazione e al sostegno si è in qualche modo obbligati anche a finanziare. Ah, Ora è sì. chiaro che ognuno di noi può finanziare, per esempio, anche comprandosi delle attrezzature che poi gli permetteranno di collaborare con la radio, no? Però, con la TV. Però diciamo il fatto che ci siano almeno 100-150 persone che possono costituirsi in associazione e quindi finanziare con un budget minimo, che ne so, di 10.000 euro, è una cosa secondo me indispensabile, anche perché la TV, se non ha un minimo di budget, sarà un po' difficile che decolli. E poi avrà anche, penso, un responsabile, un tesoriere, magari delle assemblee, insomma, quindi si potrà valutare il lavoro, decidere magari di avere una linea rispetto a un'altra, fare delle cose durante l'anno, in un anno e farne altre in altri anni, insomma. Io penso che la forma associativa sia meglio del casino generale, anche se è indubbio che la spontaneità è una grande marcia, insomma, una grande chance, una cosa molto positiva. Sì, intanto salutiamo Leonardo Facco, che è l'editore, scusate, Leonardo Facco, che ci ha raggiunto in chat e ci chiede se è confermato alle 16. L'orario era veramente alle 17, Leonardo. Magari se vuoi lo possiamo anticipare alle 16.30, però insomma sono comunicazioni di servizio che magari ci diamo su Skype. Beh, tu invece, Salvatore, cosa pensi di questo discorso della forma da darci Sì, innanzitutto il momento è ancora, siamo agli esordi, siamo agli inizi, quindi magari è bene concentrarsi, no, sulla crescita che deve essere rapida, come ci auguriamo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, direi, di questa web TV, e poi naturalmente è necessario ovviamente vedere con quali gambe, con quali forze andare avanti. Come diceva Marco, è importantissimo l'aspetto finanziario, l'aspetto autofinanziamento, per meglio dire, che ovviamente non nascondiamoci dietro un dito, cioè è un'esperienza che comunque per andare avanti avrà comunque bisogno di un certo, seppur minimo, ritorno economico. Quindi, insomma, Ecco, da questo punto però di sulla vista. forma associativa non mi esprimerei ancora, insomma, effettivamente.
per il momento lasciamo, come dire, il campo un attimino, no? Aperto alla, a quella sperimentazione, a quello spontaneismo che a volte può essere anche una grande forza, perché a mio parere la cosa essenziale in questo momento è crescere, crescere, crescere. Poi potremo vedere un po' come, come regolare la crescita, insomma. Però per il momento non poniamo limite agli istinti animali, diciamo, come direbbero gli economisti. Berlusconi del web. Ah, vabbè, no. No, non facciamo paragoni imbarazzanti. Invece io credo che sia urgente darci una forma giuridica, proprio perché questo renderebbe possibile autofinanziare questo progetto, perché al momento c'è, cioè, che formare un elemento, un comitato con un conto corrente, si dice versate i soldi per finanziare la figura di casa su questo conto corrente, insomma mi sembrerebbe un po' fumosa come cosa. Mentre se si coinvolgono, come dice Matteo, 100 persone, ci si dà l'obiettivo, 100 persone che tirano fuori 100 euro, voglio dire, si ha un budget a disposizione che permette di pensare non in grande, ma almeno in maniera, diciamo, più adeguata rispetto alle prospettive, alla prospettiva verso cui ci si muove, no? Insomma, poi questa è la mia idea. Però, cosa pensi tu, Marco? Sì, io sono d'accordo nella forma associativa. 100 persone, 100 euro mi sembra proprio il minimo. Anche perché poi io sono fissato della qualità, no? Allora sì. non mi piace vedere magari delle attrezzature, diciamo, un po' scadenti. A me piace che la TV abbia un minimo di attrezzature che possa da subito trasmettere anche dal punto di vista tecnico in una qualità, diciamo, superiore alla, diciamo, alla base, alla norma. Dopodiché, certo, i contenuti politici radicali sono comunque di qualità, quindi mi sembra un peccato rovinarlo dal punto di vista tecnico. Poi è chiaro che io spero sempre in una collaborazione con la radio radicale, ma quello io francamente non è che sono molto addentro nei vostri rapporti tra la TV e la radio. Mi sembrerebbe chiaro che una parte dei contenuti possiamo produrli noi, però una parte sarebbe bene prenderli dalla radio. Ma io credo che questo sia possibile, si debba fare, anche perché Radio Radicale lo consente, perché fortunatamente ha adottato la licenza Creative Commons 2.5, che consente proprio in toto, l'importante è citare sempre la fonte, che questo è doveroso. Io penso che non sia questo il problema, penso che siano da sviluppare le sinergie con Radio Radicale, se lo vuole Radio Radicale, con tutto il movimento, il partito, penso che sia fondamentale. Il motivo per cui non è andato avanti il progetto della prima web TV radicale è probabilmente proprio questo, il fatto che quelle sinergie non si siano sviluppate nella maniera dovuta e invece si siano sviluppate nella maniera peggiore. Ecco, e forse si tratta di riprendere un attimo il filo del discorso e portarlo avanti in maniera costruttiva. Quindi sfondi una porta aperta, sono d'accordo con quello che dici sostanzialmente. E invece riguardo ai format, tu Salvatore, quali altri format ti potrebbero venire in mente, diciamo, per la TV radicale? Ma ce ne sarebbero diversi, diciamo, oltre a una ricalibrazione della, diciamo, della rassegna stampa, perché è una cosa che se la fa chi è giornalista di professione, magari richiede uno sforzo particolare, va preparata con molta attenzione, molta metodicità. Sarebbe più agevole, ad esempio, qualcosa tipo un blog roll, praticamente una rassegna stampa dei principali blog italiani o internazionali, naturalmente seguendo, no, un leitmotiv, un filo direttivo che, no, che poi porti a creare un prodotto. I fili diretti, vabbè, sono una costante, no, dell'esperienza radicale, però per esempio coinvolgere persone che si prestano magari di una certa importanza, di un certo prestigio, può naturalmente far sì che l'audience si raggiunga, diciamo, dei risultati più interessanti. In questo senso ci stiamo attivando per cercare di creare una rete, insomma, una successione di piccoli eventi. Per esempio già oggi c'è la possibilità di interagire con Leonardo Facco, che nel suo piccolo rappresenta, insomma, un personaggio nemmeno tanto piccolo, un personaggio importante dell'editoria, della politica nazionale. Poi ovviamente nelle prossime settimane contiamo di coinvolgere ulteriori
ulteriori persone, insomma, naturalmente diversa provenienza, no? Perché come nella ragione sociale radicale ovviamente cerchiamo di interagire con quelli che sono vicino a noi, militanti, dirigenti radicali, però ovviamente anche con quelli che non la pensano totalmente come noi o che addirittura non sono su posizioni diametralmente opposte. Questo in Leonardo Facco ci segue in chat, dice divento rosso. Occhio, vabbè, a diventare rosso in un altro senso. Infatti, altrimenti vabbè, no, vabbè, comunque a parte gli scherzi, la cosa importante che stai dicendo è proprio questa, cioè crescere in questo mese e mezzo, queste 5 domeniche che abbiamo davanti, no? Quante sono quelle d'agosto? 5 domeniche d'agosto e un'altra di luglio. Insomma, dovremmo lottare contro gli istinti balneari di tutti i nostri ascoltatori. Noi conviene perché abbiamo questo invito, perché non ci possiamo permettere ancora di utilizzare la palla. Invece, siccome mi piace criticare, la critica che voglio muovere quest'oggi rispetto al programma della programmazione di quest'oggi è rispetto alla chat. Probabilmente abbiamo commesso qualche errore, non abbiamo fino ad ora almeno saputo sollecitare adeguatamente la chat. Infatti i chatters che prima erano più numerosi adesso sono diminuiti, nonostante gli ascolti siano sempre attorno ai 20. Si sta rialzando. Da stamattina si sta rialzando. Tieni presente l'orario e sì, considerando pennichella e bronzatura. Però la cosa fondamentale della web TV è l'interazione con la chat. Audio male, diciamo. Che è successo? Il mio e il suo Kiki. Tutte e due? A posto. L'audio male, strano, passami un attimo le cuffie, vediamo qual è il problema. E provo un attimo a parlare Salvatore, intanto che io faccio questa verifica tecnica. Ah, ok. Parlavamo giusto di attrezzature tecniche, giusto Marco? Vabbè, come al solito. Ti sento. Veniamo colti in fallo. Tu ci senti, Marco? Ti sento benissimo. Ah, perfetto. Marco dice che ci sente benissimo. Il pannello mi sembra sia regolare, no? Almeno. Non vedo vibrazioni anomale, insomma. Adesso dovrebbe andare meglio, giusto, okay. Marco? Mi senti, Marco? Sì, sì. Tu dici Marco Marchese. Marco Gentile. Vabbè, ormai c'è una iperinflazione di marchi qui, quindi. Immagino. Va bene, ok. No, purtroppo essere... abbiamo l'unico microfono che abbiamo, Marco Marchese, è questo del mitico iPhone che ha fatto anche la diretta. Vabbè, tutta la World TV radio. Bisogna dire che in questi giorni, adesso voglio affondare una coltellata nel capiente petto di Roberto, anche Steve Jobs sta passando i suoi guai. Vabbè, ma poi so che sei un idolatra, diciamo. Non credi in Dio, ma credi in Steve Jobs. Quindi. Steve Jobs ci crede, insomma, è una delle persone di cui mi fido. Perché insomma sono una dopo poco nella tua vita. No, vabbè, assolutamente. Anzi, forse sembrerà più grande nel momento dell'errore. E no? Poi le sostituiscono tutti gli iPhone, quindi che problemi. Che problemi ci sono? L'iPhone 4, per chi non lo sapesse, ha un problema con l'antennina, mi pare, no? Sì, praticamente la ricezione in tu alcune... Che ne sai, Marco, dell'iPhone 4? Se ne parliamo anche di tecnologia, visto che è un open space. Ma io ho un iPhone 3, diciamo quello 3GS, mi sembra che si chiami. Ma il mio va bene, ho letto sui giornali di questa cosa dell'antenna. Antenna Gate. Sì, non so quanto sia vera, nel senso che sarà prenderà un po' meno, non so, ma non penso che sia una gran grazia. Beh, però hanno detto che lo ritirano dal mercato proprio per questo. No, io volevo dire una cosa invece sulla web TV, sui contenuti on demand. Sì. Cioè, questa parte, cioè sicuramente la web TV è diretta, è sicuramente chat, però è anche web è on demand, nel senso che sì. È difficile che qualcuno sia sempre attaccato al web o a vedere le dirette, no? Sicuramente ci saranno molti che passeranno sul sito o sulla web TV e andranno a rivedere magari dei programmi che hanno avuto un grande interesse, no? Quindi io curerei molto anche questa parte. Adesso penso che bisognerà affittare, diciamo. No, non c'è bisogno di farlo, guarda.
adesso ti do una dimostrazione in diretta dei potenti mezzi di TV radicale, sì. che si riducono ad un Mac sostanzialmente. E ho già scaricato il video di questa mattina, se lo riesco a ritrovare, adesso eccolo qua, il video di questa mattina, eccolo qui. Adesso ve lo faccio vedere come sono cominciate le trasmissioni questa mattina. Bene, bentrovati a tutti, cominciano qui le trasmissioni in diretta di TV Radicale. E come sono soldi TV Radicale, numero 0 di TV Radicale, perché si attira a collaborare, a organizzare in questo modo anche quello che sarà il lavoro che porteremo avanti. Quindi sostanzialmente, come ti ho fatto vedere, Marco, tutto quello che stiamo facendo lo stiamo registrando. Io non stasera, ma già domani mattina, anche questa nostra conversazione la metterò sul sito. Quindi, sì, diciamo, quindi non servono dei server enormi. No, vabbè, tanto la ruba non rompe le scatole, figurati, tanto lo metto in, non in streaming, ma lo carico sul sito, va bene così. No, questo io l'ho scaricato direttamente da Livestream, che consente di, ti dà 10 giga di spazio. Però io lo scarico subito, così libero spazio e c'è sempre lo spazio per scaricare. Comunque hai notato la qualità che è buona. Settimana. Aspetta. E sì, intanto saluto tutti coloro che sono nella chat. No, ma diciamo, se io volessi, che ne so, passarmi tutta una serie di materiali. Ecco, lì in quel caso adesso io ti creerò, persona, diciamo che insieme ad altre persone, uno aspetta che blocco questa cosa, che creerò una cartella pubblica sul dominio di TV Radicale sul server, e così chi vorrà potrà mettere i propri documenti filmati, oppure se sono documenti brevi si possono mettere su Fai Notizia, come dicevamo prima con Marco Marchese, e poi trasmetterli anche noi. Tanto lavorare con Fai Notizia io credo che sia una cosa ottima, anche altri social network, anche Notizie network. Molto. Ma non prende i documenti via, audio video, che notizia? No, mi sa che li prende. Ti prende? Sì, sì. Vabbè, comunque, Fai Notizia resta più in famiglia, diciamo. No. Allora, vediamo se ci sono altre novità in chat. Qualcuno in chat dall'Estonia? Da Tallinn addirittura, complimenti. Chi è che è da Tallinn? Dove è stato da Tallinn? Gianmario Battaglia. Gianmario, vi seguo da Tallinn, Estonia. Addirittura. Sì, una nazione libera. Eh sì, c'è un bel governo... Il governo liberal ultraliberista, insomma, come piaceva a noi. Come piaceva? Vabbè, piace, sì, dai. Vabbè. Allora, meglio liberal socialista, dai. Ma vabbè. Allora, tasse al 19%. Flat tax. Ma c'è una flat tax al 19%. Pare che funziona. Vabbè, ok, forse erano le chiuso la partita IVA. Vabbè, stiamo andando nel discorso un po'. Sì, stiamo degenerando. Marco, tu invece che ci segui da lì, io vedo, ti seguo con le cose che fai per i siti che curi. Infatti, quando fu che nacque TV Radicale, se ricordi, ti contattai, la web TV Radicale della campagna elettorale, ti contattai quasi subito, proprio perché mi rendevo conto che potevi essere utile al progetto. E l'ideale è che tutti fossero come te, cioè che tutti si dotassero di una telecamera, facessero le loro riprese degli eventi dell'associazione locale o anche di altri eventi. Ricordo l'altra volta facemmo una bellissima diretta, c'era Clara Comellini, chi c'era ancora? Doveva esserci della Vedova, però non c'era. C'era Francesco Villotta. Francesco Villotta, è vero. Sì, e quel deputato del PD Scalfarotto. Ivan Scalfarotto. Sì. E sì. Pensa, Salvatore, in 448 organizzammo una diretta così dal nulla, solo perché c'era la DSL e lui andò lì con la sua telecamera e il suo cavalletto, tutta la propria attrezzatura, e venne una diretta fatta molto bene. Quindi sì, la diretta è venuta bene anche perché alla libreria c'era il collegamento a DSL, quindi bastava un portatile e una webcam di una certa qualità, insomma. Sì, ma per esempio, io penso, per esempio, no? Adesso ci sarà il 15 agosto, la giornata in cui i deputati radicali faranno visita nelle carceri. Allora, se riuscissimo ad organizzarci con degli iPhone, perché l'iPhone, utilizzando un softwareino che si chiama Quick, un'applicazione che si scarica gratuitamente dall'Apple Store,
che si chiama Quick, è interfacciato con live stream. Noi abbiamo fatto la diretta dell'inaugurazione della campagna elettorale di Emma Bonino del comitato elettorale, siamo stati gli unici a trasmetterlo in diretta grazie a Gaetano Del Tamaro e Roberto Granese, e tramite un iPhone. Allora, tu pensa a stare fuori dal carcere e prendere le dichiarazioni dei deputati radicali se si organizzano 7-8 persone con degli iPhone che vanno a riprendere, insomma. Per esempio, un'idea, non è così assurda come idea, insomma. Se hanno anche parecchi giorni, cioè un mese di tempo per poterlo organizzare, quindi non è così fantascientifica come idea. Sì, sì, è una cosa molto semplice, si può registrare tutta la conferenza stampa che magari si fa fuori. Allora, Marco Marchese intanto mi chiede, Certi diritti ha fatto la trasmissione? No, Marco, ancora non l'ha fatta perché ho parlato con Sergio Rovasio, il quale aveva avuto un impedimento all'ultimo momento, e abbiamo spostato la diretta alle 19, quindi il programma con Sergio Rovasio si fa dalle 19 alle 20. Allora, Gianni ci chiede. Sì, leggi te, Salvatore. Allora, Gianni ci chiede, ragazzi, io ogni tanto interagisco con tenore un po' goliardico, un po' ce vuole. È consentito, assolutamente è consentito ed è doveroso, direi. Tutto quello che è consentito dalla legge. Anche perché da quando stiamo dicendo cazzate è aumentato l'odio. Appunto. Questo mi provo. Vabbè, c'è la diretta, dice che c'è una. No. C'è un rapporto diretto tra le cazzate e l'audience. Dici, più sono le cazzate più aumenta l'audience, o il contrario? Non lo so. Vabbè, tutto da sperimentare. Va bene, ma Marco, un'altra domanda ti volevo fare. Tu invece, oltre, perché secondo me, anche un po' secondo gli altri con cui abbiamo ragionato, no? La mission di TV Radicale dovrebbe essere un po' diversa, anzi sicuramente radicalmente diversa da quello che è Radio Radicale, perché Radio Radicale fa un servizio, lo fa benissimo, di tipo istituzionale, sì. Quindi con la trasmissione integrale dei documenti, con la trasposizione anche sul sito, eccetera eccetera, cosa preziosissima che noi non saremmo in grado di farla, visto gli scarsi mezzi e visto anche le scarse strutture. Mentre un discorso molto più legato all'interattività, alla ricerca del radicale di provincia, la valorizzazione del capitale umano, ci sarebbe detto. La valorizzazione del capitale umano, del radicale ignoto, del radicale storico. Non pensi che sia una cosa più rispondente a quello che potrebbe essere il target di TV Radicale? Sicuramente, penso a tantissimi compagni che a livello locale organizzano delle bellissime manifestazioni, con eventi, iniziative, con la TV Radicale sicuramente avrebbero più spazio, più ci sarebbe la possibilità di informare di più, no? Non sempre la Radio Radicale, per esempio, può coprire gli eventi locali, la web TV potrebbe farlo, sì. Penso che sia un settore da valorizzare. Allora, siccome stiamo giocherellando, facciamo vedere un video che Beniamino ci ha dato in Web TV. Lo vediamo insieme, Marco, resta in collegamento. Ce lo dedica come augurio per la Web TV. Vediamo di che video si tratta. Di provenienza spagnola, vedo, no? Sì. Orgullo nazionale. Yo no le canto a la vida, ni le canto al amor. Prefiero cantarle al mundo, lei le rei le ro. Al orgullo le canto yo. Para atrás.
Ah, bello, ma il video. Grazie Beniamino, complimenti, molto bonito. Una rumba universal come diversità sexuale con todas las personas. La pronuncia fa un po' schifo, ma va bene lo stesso. Vabbè. Torniamo da Marco Gentili, torniamo a riprendere Marco. Sarebbe un'idea, potremmo provare a girare un video di questo tipo sul peccaminoso, diciamo. Allora salutiamo anche Luca P, intanto chiediamo a Marco Luca F. Ah, Luca F, che è un, è un caro amico, è una persona molto ferrata, è uno dei, diciamo, delle colonne del sito del Movimento Libertario, se non vado errato. Ah, ho capito. Allora Marco, cosa volevo dire in conclusione di questo collegamento? Prima di abbiamo il collegamento alle 16.30 con Leonardo Facco, che terrà la sua trasmissione sul libertarismo, che tu seguirai, spero. Sì, io prima di sentire Pannella sentirò. Vedi che noi abbiamo anticipato di mezz'ora per rubare l'audience a Pannella. Sì, questa è la verità. Vi faccio invece gli auguri, tenete presente che io sono disponibile a versare almeno 100 euro per l'associazione quando deciderete, e, insomma, vi faccio gli auguri. Speriamo quando decideremo, perché è una cosa che dobbiamo decidere tutti insieme, Marco, cioè tutto questo gruppo con cui sta partendo questo lavoro non si deve sfaldare, quindi lo decideremo tutti insieme che forma darci, se sarà l'associazione o quello che sarà, insomma. Non siamo staliniani, preferiamo la direzione collettiva. Quindi. E quindi quando è importante molto il palinsesto, quello sicuramente. Sì. Uno guarda il sito, vede il programma, decide se poi ha tempo di collegarsi. Ma infatti la partenza è il palinsesto. La partenza in questo modo, vedi, per esempio oggi non ci sono stati buchi in palinsesto, se non questo buco di un'ora, che poi in realtà non è un buco perché è stato posticipato l'appuntamento con Sergio Rovasio dalle 16 alle 19, e quindi sostanzialmente diciamo non c'è stato un buco, però si sono rispettati benissimo tutti gli orari, quindi è fondamentale il rispetto degli orari del palinsesto, senz'altro. Scusate, ma la stanchezza sopravviene. Marco, ci vediamo. Grazie a voi. Grazie cari a voi, saluti. Ciao Marco. Ciao Marco, ciao. Ciao. Okay.